Deliberazione avente ad oggetto modifica della composizione delle commissioni consiliari prima e seconda. La presento io. Diciamo, è venuto nel corso della consiliatura, se ricordo bene, mese di luglio, prima della chiusura feriale, si è formato un nuovo gruppo consiliare, gruppo misto, con la lista con la consigliera Federica Lenci, e contemporaneamente con gruppo lista civica Marino, che contava 3 consiglieri, è sceso a 2. Quindi si è dovuto rivedere la composizione di 2 commissioni, la commissione prima e la commissione seconda, anche su indicazione, diciamo, dei rispettivi gruppi consiliari. Nella commissione prima, commissione urbanistica, erano presenti i consiglieri Laddaca e Tutino. Consigliere Tutino esce dalla commissione urbanistica per entrare a far parte della commissione seconda commercio, e la consigliera Federica Lenci esce dalla commissione commercio per entrare a far parte della prima commissione urbanistica. Questo è l'oggetto della delibera, quindi dobbiamo ratificare questa delibera. Ci sono interventi? No. Dichiarazione di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Matronga, per favore. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, quanti siamo? Ah, 22 voti favorevoli. Allora, votiamo per l'immediata esecutività di questa delibera. Chi è favorevole? Allora, guarda, 22 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto. Approvato. Allora, passiamo al terzo e ultimo punto dell'ordine dei lavori. Proposte di deliberazione per espressione parere, approvazione del nuovo piano generale traffico urbano, PGTU, relativo al territorio urbanizzato di Roma Capitale. Assessore, presenta? Ora presente la commissione. Prego, consigliere Ciancio. Mi scuso, presidente. Scusi un attimo, per favore. Prego, consigliere. Io volevo chiedere 10 minuti di sospensione perché c'è l'esigenza di collegare un ordine del giorno rispetto al PGTU che stiamo per approvare. Forse il lavoro fatto nella commissione non è stato così supportato dalla conoscenza degli elaborati, quindi al fine di, come dire, lavorare su un pezzo, su un quadrante, su un pezzo che altrimenti diverrebbe problematico, che è la ZTL oltre l'anello ferroviario, visto l'attuazione del regime di rafforzamento delle misure che dovranno regolamentare tale area, io vorrei presentare un ordine del giorno collegato e quindi chiedo per condividere 10 minuti di sospensione. Grazie. Allora, scusate, allora, la richiesta di sospensione accordata, il consiglio è sospeso per 10 minuti. Per favore.
distribuiamo un po' di copie ai gruppi. Allora, riprendiamo, un attimo, consigliere Tutino, dobbiamo fare ancora la presentazione dell'atto, la discussione generale, poi passiamo all'ordine del giorno. Per favore, consigliere Tutino, per favore. No, l'ordine del giorno viene discusso dopo. Allora, scusate, allora. Franco? Vai, prego, prego assessore di presentare la proposta. Signor Presidente del Consiglio, Presidente del Municipio, consiglieri. Il tema che affronta la proposta di delibera 172 è sicuramente uno dei temi più importanti, più complessi che la nostra città ha da sempre. Nella nostra città si è calcolato che circa 135 milioni di ore ogni anno si perdono nel caos del traffico urbano. Questo porta una perdita economica di circa 1,5 miliardi di euro e questo senza tenere in considerazione i costi ambientali che questo ingorgo perenne, possiamo dire, la nostra città vive quotidianamente. Oltre a questo, diciamo, gli studi di settore valutano circa 2 miliardi di euro il costo sociale che gli incidenti e la sinistrosità che c'è nella nostra città produce. Questo perché nella nostra città ci sono 2 milioni e 800 mila autoveicoli, di cui 700 mila a due ruote, cioè una media per abitante di ogni 1000 abitanti di 970 veicoli e più. Cioè, tenete conto che Parigi ne ha 415 e Londra meno di 400. E poi l'uso del trasporto pubblico in questo contesto negli ultimi 10 anni nella nostra città è aumentato dal 16 al 21%, poco, pochissimo, e nelle ore di punta l'uso del trasporto pubblico rispetto all'utenza, ai cittadini, si è mantenuto al 27%, cioè una, diciamo, minoranza consistente rispetto a quanti si muovono nella nostra città quotidianamente. Questo è il quadro d'insieme in cui i PGTU si muovono. Nel 1999, che è stato il primo piano di razionalizzazione e pianificazione del traffico, questa pianificazione e razionalizzazione prevedeva 4 ambiti e il piano del 99 vedeva strumenti attuativi, regolazioni solo all'interno del GRA e fondamentalmente prevedeva l'istituzione della ZTL, la realizzazione delle strisce blu, il potenziamento del trasporto pubblico di superficie e la realizzazione di nuovi parcheggi di scambio. Si era al 99. Nel frattempo, che cosa succede nella nostra città fino al 2012-2013? Che la popolazione che vive fuori dal GRA passa dal 18 al 26%, qualche centinaio di migliaia di cittadini romani vanno a vivere fuori dall'extra GRA. E con il piano regolatore attuato si pensa di arrivare al 30% e più, insomma, se non ci sono varianti e cercheremo di evitare almeno nel nostro territorio. E, in questo contesto, dal 2004 al 2012, ad aggravare ulteriormente e appesantire il traffico, il pendolarismo che viene dalla regione, dal 2004 al 2012 è aumentato del 60%, quindi sempre più persone si muovono da fuori a dentro la città.
Contestualmente in questi sei anni, negli ultimi sei anni, sul trasporto pubblico, i 100 chilometri che ci sono a Roma di corsie preferenziali sono rimasti gli stessi. Non c'è stato nessun incremento di quello strumento che possa permettere un miglioramento della velocità commerciale del trasporto pubblico. E allo stesso tempo l'anzianità dei bus quasi raddoppia, da 5,1 passa a 9,8 anni di anzianità dei bus. Sono tutti elementi questi che sicuramente non migliorano il trend del servizio pubblico di trasporto. Nel nuovo piano generale del traffico urbano, oltre ai contenuti che dopo andremo a discutere, io volevo rappresentare, ma tutti quanti voi ne siete sicuramente coscienti perché in diverse iniziative ho visto la partecipazione dei rappresentanti del Consiglio Municipale, c'è stato un processo che è durato circa un anno, anzi dico più di un anno, perché la memoria di giunta capitolina che dava mandato all'assessore Improta di redigere il piano generale del traffico urbano è datata 11 settembre del 2013. A dicembre del 2013, nell'operazione di trasparenza che l'amministrazione comunale persegue nei suoi atti amministrativi, il PGTU era già presente sul sito dell'amministrazione di Roma Capitale. A gennaio viene presentato dall'assessore Improta in Campidoglio e contestualmente, due o tre giorni dopo, sul sito del comune ci sono tutta la documentazione agli atti dell'amministrazione comunale del piano generale del traffico urbano. A fine marzo, con l'adozione da parte della giunta capitolina, viene adottato il piano generale del traffico urbano e voi ricorderete qui alla fine di maggio abbiamo avuto il piacere di avere in un'iniziativa istituzionale l'assessore Improta con le rappresentanze del Consiglio, c'erano molti di voi, i territori, le associazioni. Si è ragionato, oltre che illustrato, espresse perplessità rispetto a questo nuovo strumento di cui indubbiamente la nostra città ha bisogno per dare una sterzata, perché è opinione comune che nel corso di questi anni quella regolamentazione del 99 che successivamente ha avuto delle modifiche da parte anche delle amministrazioni precedenti rispetto ad alcuni aspetti non era più adeguata a quella che sono le esigenze della nostra città di un miglioramento del traffico. Nella massima partecipazione, secondo quanto previsto dalla delibera 57 del 2006, tra l'adozione e l'atto che noi stiamo celebrando oggi, la votazione della delibera, la proposta di delibera, il Dipartimento competente mobilità ha raccolto le osservazioni, così come era stato fatto nel piano generale del traffico, nel piano regolatore generale, le osservazioni da parte delle associazioni, da parte di quanti ne hanno titolo, rappresentazione di interesse economica e da singoli cittadini, e le 49 osservazioni sono riportate pure nello schema di deliberazione. Perché dico questo? Perché è un tema così importante, io credo che sia pure importante che la città abbia il massimo della diffusione, della possibilità di partecipare, e questo è stato quindi un grande lavoro svolto dalla giunta capitolina di apertura anche nelle differenti opinioni con la città rispetto a questa tematica che oggettivamente
ogni giorno condiziona la vita di tutti noi. Rispetto ai contenuti, quindi un grande fatto positivo, una valutazione, sicuramente non vi sarà sfuggito anche a voi che nelle 49 osservazioni che vengono da associazioni ambientaliste e quant'altro, gli aspetti, i contenuti del PGTU vengono tendenzialmente nelle richieste tutte di carattere attuativo, tant'è che se, sicuramente, come avete potuto vedere, vengono rimandate alla fase attuativa, ma tutte vanno nella direzione di accentuare gli aspetti, come dire, stringenti nella limitazione della possibilità dell'uso del mezzo privato e la salvaguardia dei territori rispetto al traffico veicolare. Diciamo, questo è un aspetto importante per capire, al di là di quelle che sono le opinioni personali, secondo me è un buon termometro, almeno per come la penso io, di dove bisogna andare, di qual è la direzione in cui bisogna andare, e credo che questa proposta di delibera la colga. Il nuovo PGTU, come abbiamo avuto modo, credo, se ricordo, di ragionare più di una volta anche in commissioni congiunte, forse, se non ricordo male, prevede, rispetto al primo, 6 ambiti su cui ragionare, rimodulare sia gli obiettivi, sia la fase attuativa, sia le priorità da attuare. L'ambito centrale è quello del centro storico e geograficamente è facilmente individuabile nel perimetro delle mura aureliane. Il secondo è quello della città compattata, che va fino all'anello ferroviario, va nel nostro municipio, per capirci, su via Gela, il ponte su via Tuscolana, ponte da Ranocchia, ponte lungo lì fino al ponte sulla. Il terzo è quella che va dall'anello ferroviario fino, come la chiamano, il subanulare oppure la circonvallazione esterna, diciamo da noi il confine grosso modo è la via Palmiro Togliatti, quindi diciamo da via Gela a viale Palmiro Togliatti, eh? No, è zero. I 6 ambiti, questi, il terzo ambito, oltre quello dell'ambito centrale, quello dell'anello ferroviario, è l'ambito che va fino, come si dice, come lo chiamano in gergo, alla circonvallazione e al subanulare, cioè l'asse della Togliatti. Immaginate che un cerchio che va per tutta la città è il terzo anello. Il quarto anello è quello che dalla Togliatti, da noi, dalla via Togliatti, va fino a ridosso del Gra, per poi andare nell'extra Gra come quinto ambito. Il sesto ambito riguarda uno studio particolare, la zona di Ostia e di Acilia, il litorale. Voi capite che questo ampliamento, pure per le cose che ci siamo detti prima, sicuramente l'importanza di nuovi cittadini che vanno ad abitare fuori dal Gra, per il pendolarismo che aumenta, è un fattore di forte miglioramento rispetto già alla strategia, al pensare di come affrontare le problematiche che stanno fuori dal Gra in tutto il confine del Comune di Roma. Questo nel 99 non era previsto. Quali obiettivi si pone il nuovo PGTU? Si pone l'obiettivo di migliorare, di intensificare, di aumentare il trasporto sulla ciclabilità e portarla al 2% entro 2 anni dalla sua approvazione, tenendo conto che adesso siamo a 0,6% di un trasporto che usa le due ruote. Prevede nei 5 anni dalla sua approvazione un raddoppio nella nostra città del trasporto di ciclabilità, che arriva al 4%, prevedendo nel centro nel primo anello di poter arrivare
per tutte quelle cose che sappiamo e leggiamo pure sui giornali, la particolare, come dire, attenzione e cura che c'è in quel quadrante, perché è, diciamo, il nodo gordiano del traffico a Roma, di arrivare pure al 10% di ciclabilità. Questi sono obiettivi. Di contempo l'aumento della velocità del trasporto pubblico su gomma di superficie del 20%, un obiettivo ambizioso, ma si pensa di raggiungerlo attraverso gli assi portanti e l'istituzione delle prioritariamente delle corsie preferenziali laddove in quegli assi non serviti dal trasporto su ferro, che mi sembra, come dire, una priorità oggettiva per la nostra città. Ci sono interi quartieri, centinaia di migliaia di cittadini romani che non hanno un trasporto, come dire, non dico rapidissimo come può essere quello della metro, come abbiamo noi, siamo almeno molti quartieri del nostro municipio, ma sicuramente non sono dotati neanche di una corsia preferenziale. Chi vive abitualmente nell'ex decimo municipio sa quanto è diminuito la percorrenza da Piazza Cinecittà alla fermata del capolinea della metro B lungo l'asse della via Togliatti, anche attraverso quella contestatissima, almeno in diversi tratti, corsia preferenziale. E quindi questo lo strumento per cui si pensa di migliorare del 20% la percorrenza commerciale. Allo stesso tempo, di corrispondenza, attraverso questo miglioramento del servizio, l'utenza da raccogliere in più è stimata intorno al 20%. Contestualmente, tenendo presente sempre i dati a cui facevo riferimento, un'attenzione dovrà e è posta, infatti se quando ne abbiamo pure ragionato insieme abbiamo notato come rispetto alla sicurezza c'è stata una particolare attenzione. L'obiettivo, anche per rispettare, diciamo, i parametri, le direttive della comunità europea, si pensa di dimezzare le morti che ci sono state nel 2012 come obiettivo, le morti che ci sono state nel 2012 nella nostra città, e questo entro il 2020. Cioè, un obiettivo pure questo ambizioso, che ha bisogno di risorse, ma sicuramente importantissimo rispetto a quella che è la sicurezza quotidiana nella percorrenza delle nostre città. Oltre a questo, come obiettivo, ne abbiamo pure parlato, quello di realizzare delle zone 30, ma più in generale dette delle zone, delle isole ambientali, che possano, come dire, migliorare la vivibilità, soprattutto in alcune zone individuate. Sicuramente la zona dell'Appio è una di quelle che l'amministrazione comunale, anche, diciamo, nel ragionamento collettivo che viene pure da lontano, è individuata come uno degli ambiti dove nel nostro municipio potrà essere realizzato questo strumento ambientale, così vengono dette nel piano regolatore del traffico. Allora, gli strumenti logicamente per attuare questi obiettivi passano attraverso una pianificazione generale e particolare dei piani particolareggiati del traffico, e qui noi su alcune zone abbiamo avuto degli strumenti, degli studi pure attuati, in altri purtroppo siamo ancora fermi alla progettazione, allo studio, proprio perché le risorse in questa fase storica oggettivamente dell'amministrazione sono scarse, non adeguate allo soddisfacimento di certi bisogni dei cittadini, però è chiaro che la direzione su cui coinvolgere risorse è questa. Piani particolareggiati che vanno approvati nella filosofia, così come prevede il PGTU, con la partecipazione dei cittadini, anche attraverso un riassetto e una
riordino della segnaletica, delle reti carrabili e delle reti delle sedi stradali. In questo lo strumento di miglioramento del traffico non può che passare attraverso i piani di settore che sono trasversali, come la riorganizzazione del trasporto pubblico locale, e che vede nel nostro municipio oggettivamente, ne abbiamo credo fatta menzione anche nei ragionamenti tra di noi, una continua evoluzione, da una parte per le nuove esigenze, anche vecchie devo dire, in alcuni quartieri nell'extra gra che ancora non hanno un trasporto pubblico su gomma efficiente, qualcuno non ce l'ha per nulla e l'obiettivo è quello di portarceli con la prossima riorganizzazione del deposito di Tor Vergata, ma anche attraverso un ripensamento di quello che è il trasporto pubblico di superficie, nel momento in cui, io dico, potremmo cominciare a pensarci nel momento in cui la metro C arriva a Lodi, ma io credo che sicuramente nel momento in cui arriva a San Giovanni l'ambito centrale e anche l'ambito periferico del nostro municipio bisognerà ripensare il trasporto su gomma, perché moltissimi cittadini di alcuni territori del settimo municipio potrebbero avere convenienza per andare in centro città non usufruendo e venendo a Nagnina e quindi usufruire del servizio della metro A, ma andare sull'asse Casilino per poter prendere la metro C, e quindi un ripensamento complessivo di quello che è il trasporto pubblico, soprattutto in questi due ambiti che sono quelli più vicini alla realizzazione della metro C. E quindi fluidificazione della rete portante, come dicevamo prima, un coordinamento degli impianti semaforici, un piano delle merci e della logistica che oggettivamente non può non prevedere alcuni, come dire, elementi di costrizione rispetto al transito dei mezzi pesanti nella nostra città nelle ore di maggiore di punta, un piano della sosta, un piano dei parcheggi nuovo, il piano dei bus turistici cui già abbiamo ragionato in consiglio municipale, oltre che il piano della sicurezza stradale. Questa è l'impostazione, queste sono le linee guida del PGTU. Permettetemi di, come dire, rappresentare due cose tra le altre viste nel PGTU che portano il lavoro del Consiglio, delle commissioni, di tutti quanti noi. Intanto il fatto che nel PGTU è previsto all'interno dello sviluppo del trasporto regionale su ferro e ferrovie l'individuazione di due stazioni di una fermata, quelle come Statuario, Morena Sud e Piazza Zama, come elementi certi, obiettivi certi di un miglioramento del trasporto pubblico su ferro nella nostra città. L'altro elemento, non la voglio fare tanto lunga, lasciare il ragionamento, il dibattito ai consiglieri, è quello che nella delibera stessa, in un punto della delibera stessa, sicuramente avrete notato il ragionamento rispetto al piano urbano parcheggi. Io non voglio sbagliare, vorrei leggervelo, ma è un punto significativo, se ricordate, non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista dell'obiettivo politico, sembra ripreso, non voglio dirlo con presunzione, ma con la risoluzione che ha approvato il Consiglio Municipale all'unanimità, quando, sulla scorta della memoria di giunta in maniera informale alla Presidente, abbiamo ragionato rispetto all'ipotesi di realizzazione dei parcheggi di Magna Grecia, di Cesta di Spiri e di Tito Labieno che ci veniva proposta, e noi respingendola abbiamo posto il ragionamento no ai parcheggi interrati, ma ai parcheggi interrati nella condizione che, e diciamo nel punto 3 si
vado a leggere, il programma urbano parcheggi che dovrà essere revisionato e aggiornato per proporre un nuovo modello di offerta di sosta in coerenza con gli obiettivi del PGTU. Sarà sottoposta alle opportune procedure di valutazione ambientale strategica la base da svolgersi prima della relativa approvazione. Io credo che questo sia un ulteriore passaggio politico che fa apprezzare lo sforzo dell'amministrazione comunale nel suo complesso rispetto a come perseguire gli obiettivi per un miglioramento del traffico nella nostra città. Grazie. Grazie Assessore. Allora, apriamo la discussione. Primo intervento, Consigliere Coglia, prego. Allora, naturalmente il PGTU è materia molto complessa. Anche gli esperti penso che abbiano penato parecchio per entrare nel dettaglio. E quello che abbiamo deciso noi come Movimento 5 Stelle apprezziamo alcuni intenti del PGTU. Ci sono molti punti oscuri, non ultimo quello appena enunciato dall'assessore Morgia in merito al piano urbano parcheggi, che lascia in una formula che non significa tutto, non significa niente, l'apertura a qualsiasi cosa, purché se ne discute in un secondo tempo. E ce ne sono altri, la cosa più grave a nostro avviso è che sicuramente ci sono delle previsioni dentro, ci sono le zone, c'è tutto, però parlandone in soldoni, il progetto per far funzionare bene la viabilità si fa quando tu hai i mezzi. Tu non puoi penalizzare chi non prende i mezzi e poi magari dopo 5 o 10 anni farli funzionare, perché così succede a Roma, in altre capitali europee no, ma succederà sicuramente. Non è chiara la parte delle ciclabili, sicuramente la storia delle metropolitane di Roma ci dimostra che ci vogliono i decenni per farle e completarle o magari allungarle come per la metro B, per cui io penso che questo considerato insieme alla riduzione delle agevolazioni della sosta tariffata che sono state già implementate, più altre azioni che a nostro avviso si possono portare avanti quando tu hai i mezzi funzionanti. Io personalmente prendevo i mezzi, quando è diventato insostenibile, perché soprattutto per un anziano, io non sono ancora anziano, però prendere la metro in certi orari sono delle scatolette che non ci si entra, non puoi costringere l'anziano a prendere la metro e facendolo sentire male, perché sennò invece di ridurli gli incidenti li puoi causare. Luci ed ombre, per questo motivo il Movimento 5 Stelle non si sente di partecipare al voto, non parteciperà al voto e abbandona l'aula. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coglia. Allora, se il consigliere Coglia esce dall'aula, devo sostituirlo come ascoltatore con il consigliere Carloni, che non uscirà dall'aula. Grazie. Allora, altri interventi? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, non mi soffermo sull'analisi più che dettagliata dal punto di vista tecnico che ci ha fornito con molta precisione l'assessore. Valutare qualche aspetto però su quella che è la cornice e gli obiettivi del PGTU, quest'Aula sarà sicuramente in grado di farlo. E il Campidoglio sostanzialmente con il nuovo piano generale del traffico urbano cerca di dire addio agli ingorghi, agli imbottigliamenti che sono sostanzialmente uno dei problemi principali dell'utenza che si muove sulle strade della nostra città. 135 milioni di ore perse nel traffico annualmente, appunto, è un dato estremamente significativo. L'obiettivo è quello di un centro all'interno della città che è sempre più a misura di pedone e una capitale con meno auto e più mobilità sostenibile. L'ambizione sostanzialmente del PGTU è quella di far cambiare abitudine, questo è un processo, il seme che il PGTU lancia, quello di far cambiare abitudine a noi tutti, ai cittadini romani, su molte metodologie che abbiamo adottato nel corso dei decenni, convincendoci a lasciare a casa le quattro ruote preferendo il trasporto pubblico, che in tre anni
sarà migliorato e sarà potenziato in base a quelle che sono le linee guida del nuovo piano generale. Una mobilità sostanzialmente smart all'insegna della condivisione, dal car sharing al bike sharing. E il ruolo chiave anche di questo aspetto è anche il bonus mobilità, su cui molti hanno parlato ed è stato oggetto di discussione. Per quanto riguarda le misure di regolazione, si prevede che entro il 30 giugno 2016 potrà essere installato una sorta di presidio elettronico analogo a quello che esiste in altre città europee, a partire da Londra, ma che è anche presente a Milano sotto forma dell'Ecopass. Il bonus mobilità scatterà dal 1 gennaio 2017. Non si tratta di un ticket per entrare nell'anello ferroviario, bensì invece, sempre per il discorso di agevolare la miglioria dei comportamenti dei cittadini, sarà avviata questa sperimentazione, ossia si ipotizzerà uno strumento tecnologico che in fase attuativa sarà regolato, per non stravolgere la vita delle persone, dei 2,5 milioni di cittadini che abitano Roma, ma per migliorare la vita delle persone. Se qualcuno vorrà usare la macchina 7 giorni su 7 lo potrà fare, però con la consapevolezza piena che si recherà un danno alla città e alla vita delle persone. Fino a quando il suo bonus mobilità se lo permetterà di farlo, lo potrà fare, ma poi si ipotizza che ci saranno sempre in sede attuativa degli elementi anche regolatori e presumibilmente anche sanzionatori al riguardo. Altre novità in campo sono quelle in arrivo nei prossimi anni per ciò che concerne la circolazione all'interno della fascia verde, il blocco permanente per i veicoli Euro 0 o da novembre 2015 lo stop alle auto Euro 1 a benzina ed Euro 2 a diesel da novembre 2016 e il blocco dell'Euro 2 a benzina e Euro 3 a diesel da novembre 2017, per cui dei scaglioni attraverso i quali nel giro dei 3 anni in cui il potenziamento del trasporto pubblico locale verrà avviato, si potrà raggiungere questa tipologia di obiettivi. Tra i punti cardine del piano generale sono le zone a emissione zero nel centro storico e di conseguenza off limits ai veicoli, il potenziamento del TPL incentrato sul potenziamento del trasporto su ferro e la riduzione dei parcheggi sulle arterie principali della capitale per fluidificare il traffico. La creazione delle isole ambientali, come ha già citato l'assessore, e l'aumento dei nodi di scambio sul grande raccordo anulare. Tra gli obiettivi del piano c'è anche quello di incrementare sostanzialmente l'uso del trasporto pubblico, che è l'elemento dirimente fondamentale del PGTU. Si stima un aumento di 6 punti percentuali, dal 28 al 34%. E l'aumento dei passeggeri che usufruiranno il trasporto pubblico, stimato di circa 34.000 spostamenti nell'ora di punta della mattinata, riducendo appunto l'uso dell'auto di quasi 7 punti percentuali, dal 50% al 43%, con una riduzione di oltre 38.000 spostamenti in auto. Per questo le linee guida del PGTU, che oggi ci accingiamo anche a discutere in quest'aula, sono meritevoli e sono appunto il seme attraverso il quale si cercherà di migliorare ufficialmente la vita di questa città. La Commissione in merito a questo non ha espresso parere, il piano generale del traffico urbano nel nostro municipio ha avuto una serie di iter iniziati nello scorso febbraio attraverso sia riunioni in commissioni, e la quinta da me presieduta insieme alle riunioni congiunte, e ha avuto il culmine il 29 maggio quando l'assessore Improda è venuto nel nostro municipio a presentare materialmente quello che era il piano generale del traffico urbano, per cui mi auguro che quest'aula si possa esprimere in merito con lo stesso spirito attraverso il quale il Campidoglio sta cercando di andare avanti. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Cofano. Consigliere Cerquoni, prego. Buongiorno, io mi ero ripromessa di stare zitta, ma proprio non riesco oggi. Primo perché è una considerazione generale, si chiedono sempre prima i sacrifici per poi ottenere qualcosa. Forse in certi casi, in certi momenti, forse sarebbe meglio prima implementare un servizio pubblico e renderlo sicuro. E poi chiedere il sacrificio, o comunque chiedere
e decidere di cambiare questa città nel senso appena indicato, perché è un senso giusto secondo me limitare l'inquinamento, ma forse una parte della maggioranza non pensa minimamente, perché prima facendo un commento io ho pensato sì, andiamo in bici, però poi l'ha raccontato a quelle famiglie che la mattina accompagnano e si fanno il giro per le scuole, accompagniamo i ragazzini in bici d'inverno, quindi ci sono determinate situazioni che non possono essere nascoste, né tantomeno possiamo chiudere gli occhi davanti a certe situazioni. Io sono favorevole ad un trasporto pubblico, lo prendo quotidianamente, però mi accorgo di una cosa e vi faccio un esempio. L'altro giorno sotto la metro, bloccati per mezz'ora a Termini, guasto tecnico, il classico guasto tecnico. Ora io voglio però che il tempo che mi viene, per esempio il servizio non funziona per mezza giornata come è successo per volte, io possa in qualche modo, visto che quel servizio lo paga, recuperarlo in un altro modo. Però il punto sul quale secondo me noi dobbiamo battere è che non possiamo oggi promettere, continuare a promettere, faremo più mezzi pubblici, più sicurezza, biciclette e quant'altro, chiedendo però nello stesso tempo aumentiamo le tariffe, riduciamo la sosta con le strisce bianche. Tentiamo un attimo di guardarla dall'altro punto di vista, iniziamo a migliorare il trasporto pubblico, ovvio che la decisione dell'aumento delle tariffe non dipende da questo consiglio, però secondo me è una cosa su cui noi dovremo ragionare e poi sarete anche voi chiamati comunque ad esprimervi. Quello che io semplicemente, per cui non mi trovo d'accordo, anche se alcuni elementi di positività e sinceramente che condivido ci sono, non posso comunque ritenermi soddisfatta, perché ciò che noi chiediamo sono ancora dei sacrifici senza dare un servizio concreto e senza migliorare un servizio, sia rendendolo più idoneo e rendendolo più sicuro, visto quello che succede in alcune situazioni e soprattutto ciò che succede nelle periferie, che ovvio il nostro territorio oggi ingloba. Grazie. Consigliera Lancia, prego. Questo piano generale del traffico urbano sembra un po' un bel libro dei sogni, uno lo legge, gli piace molto, isole ambientali, piste ciclabili, eccetera. Molto difficile capire quale sarà la ricaduta effettiva sul nostro territorio, perché non c'è nel piano generale. Quello che mi preoccupa molto però è che mi sembra un po' un piano fatto pensando a Roma come un centro storico unico circondato dalle mura e la campagna intorno, nel senso che le persone che sono state costrette a lasciare il centro storico perché è troppo costoso per poterci vivere saranno costrette a lasciare anche la fascia 2. È un dubbio che ciò, e poi andranno a abitare ai Castelli e poi dovranno pagare per rientrare a Roma a lavorare, e se vengono in macchina devono pagare la ZTL, poi devono pagare un box a 250.000 euro perché questi sono i prezzi del centro storico per poter andare a lavorare. Allora non vorrei che con le migliori intenzioni, perché sicuramente le intenzioni sono buone, poi alla fine si producesse una nuova espulsione degli abitanti, non più dal centro storico dove ormai non ci stanno quasi più per niente, ma dalla fascia 2 che ancora è abitata dalle persone. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lancia. Altri interventi? Ci sono, consigliere Valdaca, prego. Grazie Presidente. Molto velocemente, io mi ero già espresso sul PGTU quando ne parlammo in consiglio qualche mese fa, e avevo detto alcune cose, condivido alcune perplessità espresse da chi mi ha preceduto. Credo tuttavia che siamo tutti coscienti che a Roma c'è in merito al traffico, ai trasporti, alla viabilità, c'è una situazione abbastanza di caos, che insomma, negli anni passati non ho visto grandi iniziative intraprese per affrontarlo e risolverlo, questo caos. Questo me lo permetterà qualche collega che mi ha preceduto, insomma, in modo mi permetterà la battuta, ma insomma sui trasporti non ho visto proprio queste grandi azioni intraprese negli anni passati, anzi ho visto, come dire, un po' di situazioni che hanno portato a dubbi, a inchieste, ma quindi
non lo so, io credo che si sta tentando un piano coraggioso, perché non possiamo pretendere che le situazioni migliorino continuando a fare le stesse cose che facciamo da decenni, e quindi è chiaro che ci sarà qualche sacrificio da fare, ci sarà qualche abitudine che andrà cambiata, però io ripenso sempre, guardo sempre con molto fascino le foto o quando c'è qualche film girato negli anni 70 e 80 della Piazza del Popolo piena di macchine. Io penso che quando è stato vietato il parcheggio su Piazza del Popolo, in molti che parcheggiavano lì tutti i giorni e abitavano a pochi metri avranno detto che era una scocciatura ed era un disagio per tutti. Io oggi sono molto felice di passeggiare in Piazza del Popolo quando è una bella giornata, una bella serata con i miei amici, con mia moglie, così come ai molti altri turisti. La stessa cosa per i Fori Imperiali, per Via del Babuino e così via. Certo, c'è qualche piccolo disagio, però mi viene sempre da pensare a qual è la controparte di guadagno, di vantaggi, di benessere per questa città che abbiamo. Io sogno una città che sia più a misura di uomo e non di macchina. È vero che ci sono dei problemi, e io l'altra volta commentando il PGTU, la proposta di PGTU, avevo detto che chiaramente il potenziamento dei mezzi deve essere parallelo all'attuazione del PGTU, contemporaneo, deve procedere di pari passo, altrimenti sarà un disastro. E questo, io credo che l'impegno sul piano dei trasporti, sul piano di una razionalizzazione anche della mobilità da parte della giunta municipale ci sia e si stia lavorando in questo senso. Però appunto credo anche che dobbiamo un po' cambiare la nostra mentalità. Ad Arco di Travertino c'è un parcheggio di scambio che è gratuito con il biglietto dell'autobus, della metro. Io su Facebook e su internet vedo spesso dei servizi anche di giornali locali in cui c'è la doppia fila, parcheggi in doppia fila su via dell'Arco di Travertino e il parcheggio di scambio vuoto. Quindi è vero che ci sono dei problemi, è vero che ci sono dei disagi e delle cose vanno migliorate, però credo anche che come romani tutti dobbiamo cominciare un po' a cambiare qualche abitudine se vogliamo vivere in una città migliore, in una città dove sia più bello vivere e anche più godibile la nostra città. Quindi siamo assolutamente favorevoli a questo piano, che ci sembra un piano coraggioso, che ripeto va a scardinare delle logiche e delle abitudini che abbiamo tutti, ma che necessariamente alcune cose devono essere fatte se vogliamo che le cose funzionino. Se noi vogliamo continuare a parcheggiare in doppia fila sulle piste preferenziali, sulle corsie preferenziali degli autobus e pretendere che gli autobus vadano veloci e ci portino velocemente da una parte all'altra della città, non si può fare. Cioè, o togliamo quelle macchine dalla doppia fila o facciamo andare velocemente gli autobus. Quindi siamo favorevoli al PGTU, auspicandoci che ci sia ovviamente che le azioni sul trasporto e sulla viabilità vadano di pari passo con le azioni sul disincentivamento dell'uso dell'automobile e del numero di automobili per famiglia che abbiamo solo in Italia e solo a Roma. Grazie. Grazie consigliere Lattaca. Altri interventi? Consigliere Matrona, la prego. Allora, ho sentito parecchi interventi, qualcuno non l'ho sentito perché ero impegnato diversamente, però devo dire che sì, l'intervento che ha fatto il consigliere che mi ha preceduto mi ha colpito. Dice: vogliamo cambiare questa città. È vero, vogliamo cambiare questa città. Abbiamo iniziato a sbagliare un anno fa già per il problema dei parcheggi, continuiamo a sbagliare. Mi riferisco già capito, quindi voglio dire, no, vogliamo i parcheggi, vogliamo le strisce blu, per carità, ben vengano nell'area, nell'anello ferroviario, ben vengano al termine Anagnina, ben vengano a Palmiro Togliatti, ben vengano, ma gli introiti al Comune di Roma come vengono, come entrano? No? Quindi vogliamo migliorare la nostra città, però a beneficio degli altri che sfruttano certe situazioni, consenzienti, perché qualcuno purtroppo è consenziente, qualcuno ha consentito questo scempio, e adesso noi, giustamente l'assessore, il vicepresidente ci presenta un nuovo piano, un piano, per carità, un parere, dobbiamo esprimere un parere, per carità, io ho già espresso il mio, ho detto che sono contrario. È vero, negli anni precedenti non si è fatto nulla, ci sono state tante inchieste, ma non è che le stesse inchieste non ci sono state adesso nella metro C. Mi sembra che qualcuno
qualcuno anche del PD sia coinvolto, mo non so come, però mi sembra di aver letto vagamente qualche nome che non mi ricordo, quindi vedi che invertiamo i fattori, ma il risultato è sempre lo stesso, come è sempre lo stesso quella bellissima, bellissima corsia preferenziale a Piazza Re di Roma. Io ci sono passato, ma deve essere molto, è importante Presidente, perché effettivamente mi sono sentito realizzato, ho detto, oi, ammazza, oh, ma già è finita, cioè come ho preso la curva già era finita, ci sono andato apposta, ho detto a che serve? I vigili che multavano, perché là c'è il supermercato, si fermavano, l'auto che proprio non gli fregava niente passava oltre, no? E quello è un altro segno del nostro fallimento, perché se noi continuiamo a fare queste cose, perché qualcuno ce le chiede, perché vogliamo fare la guerra a qualcuno, e beh, i risultati poi eccoli, come a qualcuno piace passeggiare a Piazza del Popolo, a me piace passeggiare a Via Tuscolana. Non si può passeggiare a Via Tuscolana. Perché? Non mica perché per i mezzi, per le bancarelle, per le macchine in doppia fila, che sei costretto a fare lo slalom, perché giustamente se c'è la bancarella tu esci giù, scendi dal marciapiede, che te trovi le macchine in doppia fila, in tripla fila, in quadripla fila, gli auti che non passano, succede di tutto, di tutto. E giustamente aumentiamo i servizi, vogliamo i servizi, vogliamo tutto, come gli asili nidi. Per carità, vogliamo il servizio ottimo, ok, facciamo pagare anche il terzo figlio, che problema c'è? Ma tanto gli diamo un ottimo servizio, un buon servizio, perché gli davamo anche prima il buon servizio. Cioè non credo che il comune si sia arricchito per poche migliaia, non credo. Ma... No, non è per i bimbi, no. però è indebitato giustamente noi, giustamente assessore, nonché vicepresidente, io dico sì, è vero, dobbiamo fare gli introiti, perché giustamente facendo tutto questo nuovo piano giustamente entreranno dei soldi, perché metteremo più strisce blu da tutte le parti, meno che su Anagnina, perché già ce l'abbiamo, no? Magari diversamente utilizzate, e quindi non ci serve, pertanto rimaniamo così. Come posso, faccio un altro esempio stupido, il comune ha bisogno dei soldi, per carità, tutti siamo disposti per migliorare i servizi, tutti vogliamo pagare per far sì che il comune vada avanti con i servizi, io sono il primo, pago la Tari, la Tarsi, l'Imu, non so capire più niente perché so talmente tanto, non ci capisco più, però continuo a pagare, però abbiamo magari chi c'ha il passo carabile non lo paga, perché bisogna regolarizzarlo. Allora io dico no, ma scusate, se noi non riusciamo a regolarizzarlo, perché no? Ma perché intanto nelle more della regolarizzazione non facciamo pagare i passi carabili e abbiamo un maggior introito per comune? Si può fare questo? Non si può fare. Però andiamo a colpire giustamente la città consolidata. L'ex nono è diventata azzurro. Io sono contento perché Forza Italia è azzurra, sono contento perché è quella la realtà. Però mi sembra assurdo che stanno sparendo anche quei piccoli parcheggi bianchi, quei pochi parcheggi che stanno nelle zone limitrofe. Però abbiamo fatto qualche cosa di buono, abbiamo consolidato ancora di più la città con i nostri parcheggi, perché la gente, noi pensiamo di invogliare, ha detto bene la Daga prima, c'è un bel parcheggio qui all'Arco del Travertino ma nessuno lo utilizza, perché magari nessuno lo sa che esiste quel parcheggio che con la metro si può fare, saranno ignoranti, saranno quello che te pare. Ma se anche noi dovessimo fare l'anello ferroviario, dovessimo chiudere, e lo chiudiamo al ponte della Ranocchia, e ci arriva tutta sta folla che arriva dai castelli romani o dai quartieri limitrofi, ma dove parcheggerà sta gente? Arco del Travertino? Cioè, perché a sto punto, se io abito a Via dell'Almone, voglio dire, e devo andare a prendere la metropolitana, ci vado con la macchina, ma se tutti vanno con la macchina, quelli che non riescono nei quartieri, diciamo, limitro, non riescono a parcheggiare, se spingono fino all'entrata dell'anello, dove parcheggiano? Abbiamo intasato tutto. Quindi prima di fare, secondo me, il nuovo piano, bisognerebbe realizzare i parcheggi. Cioè non è che prima ci facciamo la frusta e poi il cavallo, facciamo prima il cavallo e poi ci facciamo la frusta.
vediamo dove vogliamo regolarizzare, realizzare i parcheggi, vediamo dove possiamo concentrare, dove arriva tutta la gente, che noi diciamo 300.000, 400.000, 500.000 spostamenti in genere, 1 milione sulla metropolitana, perché pare che sia quello, quella la realtà, poi arriviamo a un certo punto e non sappiamo dove parcheggiare, facciamo le piste ciclabili, ok, io parto da casa mia, prendo la pista ciclabile, mi faccio un pezzo di Tuscolana, perché la faranno sulla Tuscolana, non penso che la fanno... Arrivo sulla salita del quadrato a 60 anni, chissà fa la salita del quadrato. Ma ci mettete o Skypass che ci porta su, perché ascende è facile, a salire è un po' difficile, ma pure ascendere. E allora come facciamo? La interrompiamo questa pista ciclabile? Allora chi c'ha la bicicletta dietro la macchina che fa? Sale la salita del quadrato, va verso il travertino, chi per là, trova tutto occupato e che succede? Prende la metropolitana. La bicicletta sulle spalle, così siamo pure alla metropolitana. No, ragazzi miei, è un piano che è partito, secondo me è partito perché doveva partire in una certa maniera. Però giustamente, prima che parte un bel piano, bisogna fare prima un piano parcheggi. Bisogna regolarizzare la gestione dei parcheggi per l'ennesima volta, non lo voglio dir più, perché bisogna regolarizzarla. Dopodiché possiamo dire, ok, adesso possiamo partire con l'incremento con la striscia blu, la striscia gialla, la striscia verde, tutte le strisce che ci piacciono, tanto più strisce sono, più ci piacciono, però risolviamo qualche problema, così noi non risolviamo nulla. Bianche sono sparite, ormai il bianco non si usa più. E non è giusto, assessore. Non è giusto per un semplice motivo. È come se io ci avessi, io residente, col mio tagliandino, ci avessi il posto fisso sotto casa. È un ambito territoriale servito dalla metro. Teniamo conto che chi viene da fuori. Assessore, per favore, su. Io voglio dire, se a me mi metti la striscia blu sotto casa e io sono residente, io sono contento. Perché io sono residente, ho il posto auto sotto casa, ma facciamogli pagare un minimo, se paga? Un minimo ai residenti? Che? Ho colpito l'Appia? No, no, io sto parlando in generale. Scusate, così ma c'ho un minuto, È una cosa regolare questa, è una cosa regolare perché, bravo, allora, qual è il problema? Voglio dire, no? Facciamo pagare, cerchiamo di regolarizzare, diamo il 50%, non diamo adesso il 10 bianco e il 90 azzurro, facciamo una cosa equa, una cosa un po' più colsa, una cosa che ci aiuta, facciamo 50%, non si può fare perché dobbiamo incrementare a prendere i mezzi, ma quali mezzi? Le superfici, io passo l'auto sotto casa mia, io lo leverei. C'è sta sempre una persona sola, l'autista con quella persona, una, e se fa sto furma che gira, non lo so, il 500 è rotto, è quello che fa via del quadraro, non lo so, è talmente grande che quando si ferma sotto casa, trema tutto il palazzo, vado a vedere che c'è sta una persona. Una. Certo, vi dico pure il nome, perché non lo prendo io l'auto, vedi? Io vado a piedi o vado con la metro. Difficile, io al centro vado solo con la metro, specialmente quando devo andare a Piazza del Popolo a passeggio dei miei amici, prendo sempre la metro, non vado mai con la macchina. Sì, è via. Così è Madonna, per favore. Sì. Vabbè, comunque detto questo non me la sento di votare assolutamente questo piano, perché già c'è stato un errore in commissione, è un errore molto, purtroppo molto doloroso, dove è uscito vincitore, anzi non sconfitto, più che vincitore, il Presidente della Commissione, perché quando si è visto 5 astensioni, un voto contrario e 2 favorevoli, qualcuno non ha capito che stava succedendo in quella Commissione. Io me ne prendo le colpe come capogruppo, perché evidentemente non ho dato le indicazioni giuste, ho alzato una mano, però giustamente o l'ho alzata sbagliata o qualcuno ha pensato che non so che è, non hanno alzato la mano e si sono astenute. Può succedere, pertanto una commissione che non si esprime su questo piano, ricordo, mi sembra già un dubbio c'è, assessore, ha voglia che lei va di là e cercami emendamento e cercami accoppiata, c'è il problema,
c'è un problema di fondo, non è stato discusso abbondantemente e serenamente, perché purtroppo questo clima che ci sta avvolgendo non ci fa lavorare con serenità. Mi dispiace dirlo, stiamo lavorando, stanno uscendo comunicati uno dietro l'altro, senatore, grazie, che sembra altro che un piano regolatore, sembra un piano di battaglia, però voglio dire, cerchiamo di rientrare nei ranghi, di lavorare con serenità, richiamo alla tolleranza anche la Presidente, perché io lo so che c'è un carattere abbastanza... Consigliere Matronda, mi dispiace. Ho capito, sto facendo... chiuso l'intervento. È fatto personale. Ho fatto personale, per favore. Scusate, no. Sì, non mi fa finire perché sto entrando... Consigliere Matronda, per favore, devo togliere la parola. Vabbè, allora, altri interventi? L'hai detto all'inizio. Grazie Presidente. Giusto un piccolo intervento, un piccolo contributo che volevo dare rispetto al lavoro che non è stato svolto, al lavoro che doveva essere fatto in commissione e non è stato fatto, perché chiediamo di vedere gli elaborati e diventa difficile, perché da 15 anni che aspettiamo questo PGTU, dal 99. È un documento di pianificazione, il dischetto che ci hanno consegnato era vuoto. Volevo giusto dire che questo qua, scusa, oggi sono riuscito a stampare l'ennesima volta i documenti, quindi io l'ho detto con molta cortesia che era il caso di guardarlo con attenzione, perché se da 15 anni che aspettiamo questo nuovo piano generale del traffico... Dipende dal Presidente. Non importa, che voglio dire, però in commissione gradivo le tavole, guardare veramente anziché leggere e... Scusate, per favore. Voglio dire, il discorso è questo, che noi... Le faccio una domanda allora, rispetto a, visto che l'ha studiato e l'abbiamo visto, vuole che... Se riesce a parlare tutto consiglio, per favore. Io ritengo che... Quindi per l'alto senso che abbiamo del lavoro fatto rispetto a 15 anni di lavoro, è giusto dare grande, come dire, soddisfazione a chi è esteso e vuole cambiare questo atteggiamento da repressivo a virtuosismo. Mi piace molto questo aspetto a me. Da una situazione di repressione vogliamo andare a una situazione di virtuosismo. Quindi è una cosa importante questo piano che vogliamo approvare naturalmente, ma guardandolo un po' con la lente di ingrandimento, caro Presidente, ci accorgiamo che se è un'idea di programmazione e pianificazione, quindi un'idea di città futura che dovrà avere, dobbiamo guardare un po' da vicino alcuni aspetti. Non capisco perché ci dobbiamo prendere tutti i disagi rispetto al centro storico e dobbiamo poi invece rinunciare ad alcune cose importanti nel PGTU. Se il centro storico, tutto quello che sta all'interno della fascia 1 dentro le mura aureliane, ha un trattamento che guarda veramente all'inquinamento ambientale, ad alcune fasce orarie, nella fascia dell'anello ferroviario invece questo aspetto viene perso di vista. L'iter di questo piano è partito il 28 marzo, mi sbaglio Assessore? La delibera numero 7 della Giunta Capitolina viene approvata il 28 marzo, quindi gli allegati erano ben fatti, il regolamento viario e la classificazione funzionale, la perimetrazione dei centri abitati, il master plan, tutto quello che serviva per guardare con attenzione alcuni aspetti che ci toccavano da vicino, perché il settimo municipio è un municipio che è interessato dalla 2, dalla 3, dalla 4 e addirittura dalla 5 come anello. Allora poi mi meraviglio se proponiamo e siamo d'accordo su un lavoro che vuole invertire proprio una condizione di movimento e quindi il virtuosismo dei cittadini, ma non possiamo pensare che nel 2016 dobbiamo pagare
abbiamo un accesso limitato ai residenti nell'anello ferroviario. Quindi mi ha lasciato perplesso questo lavoro. Noi lo potevamo vedere in commissione ed elaborare velocemente un emendamento, una situazione con tranquillità, invece, visto che non è stato possibile. Poi non mi sbalordisce a via Enna che fanno le strisce blu fai da te. Le strisce blu fai da te vuol dire che in una notte le cambiano 3 volte. E hanno rifatte. Prima l'hanno fatto per motorini, poi l'hanno fatta per le macchine, poi l'hanno rifatta per motorini, poi sono andati gli abusivi e si sono messi come volevano. Il disastro più totale rispetto a quello che è una pianificazione, una sana pianificazione. Questo è successo in via Enna, strisce fai da te. Non parliamo di via Alba Longa. Quando ci in un progetto di programmazione sperimentale pensiamo a dei flussi condizionati che dovranno restare vita natural durante, con i guardarai, la New Jersey. Questo è quanto. Noi per l'alto senso e il rispetto che abbiamo di questo principio fondamentale, il principio che questa amministrazione vuole adottare può essere corretto, cioè trasformare un aspetto repressivo in un aspetto che il cittadino deve collaborare, altrimenti le macchine ci arrivano sopra. Nell'anello ferroviario c'è la più alta concentrazione di PUP. E allora come mai prevedono che le macchine non ci devono arrivare? Era il caso di farle dall'altra parte? Mi sembra che non vanno d'accordo alcune posizioni espresse in questo programma generale, però noi il virtuosismo lo vogliamo accogliere e assolutamente lo votiamo questo piano con tutte le azioni che vengono poste sulla carta, perché il lavoro che è stato fatto fin da marzo è un lavoro straordinario di azioni ipotetiche. Poi ci ritroviamo a trovare delle situazioni già compromesse. 22, per fortuna è successo quello che è successo, dico, da una parte, perché alcuni piani si stanno definendo. Abbiamo visto le intenzioni dell'assessorato, non sono più quelle precedenti, sono solo 2 i progetti PUP che saranno realizzati d'urgenza, per cui siamo però c'è una situazione in cui dovranno comunque essere spuntati alcuni, altrimenti è una contraddizione forte. Dici, come noi sino al 2018 cerchiamo di non far entrare le macchine e poi i parcheggi stanno tutti là, via Alba Longa, c'è quello di via Vercelli. Grazie assessore, io mi taccio nel dire che sicuramente l'ordine del giorno collegato che vorremmo votare non è nulla di straordinario, ma perlomeno guarda con attenzione a una porzione di territorio che difficilmente diventa vivibile per i flussi di attraversamento. Comunque però non è quello il modo di risolverlo. Non è un modo repressivo, lo dice lo stesso piano, quindi anche se avverrà dal 2016 io lo vorrei escludere da questo PGTU. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Allora, non ho nessun altro intervento, passiamo agli ordini del giorno. Allora, presentazione ordine del giorno numero 1. Firma dei consiglieri Ciancio, Stelitano, Caccamo, Vitrotti. Chi lo presenta? Ricordo che sull'ordine del giorno non c'è discussione, ma solo dichiarazione di voto. E uno per gruppo. Prego, consigliere Ciancio. Vabbè, l'ordine del giorno, premesso che il Municipio Settimo è chiamato ad esprimere parere sul nuovo piano generale del traffico urbano, la proposta numero 132 del 2014, il municipio Roma 7 è percorso per la sua interezza da 2 strade commerciali più importanti d'Europa. Il municipio Settimo è una delle aree più densamente popolate d'Europa, visto che il piano prevede in prospettiva l'attuazione di un regime di rafforzamento crescente delle misure
di regolamentazione per i veicoli più inquinanti viene a raggiungere progressivamente un sistema di bonus di mobilità nella seconda fascia della zona del piano generale traffico urbano, identificata dalla ZTL anello ferroviario che interessa anche il settimo municipio. Il piano prevede che ci siano strade ad alta percorrenza con cancellazione dei parcheggi riservati ai residenti e limite di velocità a 70 km orari. Il Consiglio del Municipio Settimo esprime il voto favorevole alla proposta di delibera numero 172 del 2014, approvazione del nuovo piano generale del traffico. Abbiamo cambiato questa parola concordata, auspicando che non venga attuata la ZTL all'altezza dell'anello ferroviario, vengono mantenuti i parcheggi riservati ai residenti sulla via Tuscolana, via Appia e via Magna Grecia, venga mantenuto su via Appia, via Tuscolana e via Magna Grecia il limite di 50 km orari. Questo è l'ordine del giorno, grazie. Grazie consigliere Ciancio. Allora, su questo ordine del giorno ci sono le dichiarazioni di voto. Non c'è, c'è un microfono acceso. Allora, dichiarazione di voto sull'ordine del giorno? Ci sono? Consigliere Valdaca, prego, lista civica Marino. Grazie Presidente. Come lista civica ci asterremo su questo ordine del giorno perché ci sembra che vada a toccare delle questioni importanti che forse potevano essere, come dire, espresse in altri momenti, in altri tempi, anche perché insomma mi sembrano cose interessanti di cui mi sarebbe piaciuto parlare nelle commissioni deputate. Del resto del PGTU ne parliamo, io sono andato a rivedere degli appunti, abbiamo fatto una commissione congiunta lavori pubblici e urbanistica il 4 marzo 2014, è un pizzico, cioè 7 mesi fa, Presidente, in cui l'assessore Morgia ci ha illustrato il PGTU, in cui abbiamo avuto modo, chi voleva, di fare delle riflessioni, delle domande, di proporre delle questioni, e poi ovviamente in questi mesi il PGTU è andato avanti fino alla commissione di questa settimana, a cui non ero presente ma che non è riuscita ad esprimere un parere. Detto questo, io insomma devo fare, dichiarando il mio voto, sono un po' preoccupato come Presidente di Commissione, so che questa cosa mi causerà problemi nella mia Commissione, sono sicuro, lo so, ma insomma un'onestà intellettuale mi impone di dirlo. Io non capisco se i Presidenti di Commissione devono essere coordinatori e organizzatori dei lavori o in qualche modo, non trovo un termine migliore, nessuno si offenda, insomma prendetelo con le virgolette, un babysitter dei consiglieri, perché io posso portare documenti ai commissari che magari ho predisposto, elaborato. Io ricordo quando ho proposto di fare i percorsi archeologici. Stiamo in dichiarazione di voto, faccia la dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. Io la faccio, però insomma se i documenti sono pubblici ogni consigliere può vederli sul sito, scaricarli e studiarseli come abbiamo fatto noi. Quindi questo ordine del giorno non ci sembra il caso che problematiche così importanti e che vanno a intaccare un piano che va visto nella sua generalità, nella sua interezza, e che, ripetiamo, ci sembra coraggioso, è stata citata Via Alba Longa, per noi è un ottimo intervento quello di Via Alba Longa e speriamo che tanti altri se ne facciano, che vanno a favore dei residenti, della popolazione e della mobilità per tutti, non solo per alcuni. Quindi ci asterremo dalla votazione di questo ordine del giorno che non ci convince e che non possiamo liquidare così in pochi minuti del Consiglio. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cerconi, Fratelli d'Italia, prego. Ovviamente Fratelli d'Italia vota, per quello che abbiamo già detto, è contraria, e anche perché ci è sembrata un po' la barzelletta portare oggi in aula questa votazione quando Metro C prima apre, poi non apre, parliamo di trasporto pubblico, tutto un insieme di problemi, poi parliamo di parcheggi privati, speriamo però che non ritorniamo ai famosi pop di Veltrone e di Rutelli. Signora Cercone, stiamo parlando dell'ordine del giorno, sì, non sì. Della proposta. Sì, vabbè, dovete perdonare. No.
Mea culpa, ero partita a 3.000 sul coso, perdonatemi, comunque sulla proposta sono favorevole, non sono d'accordo su tutto l'altro piano, ma in particolare questi, mi dovete perdonare perché su questa, in particolare su questa proposta siamo favorevoli perché ci è sembrato di un'ottima proposta. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cofano per Sinistra Ecologia e Libertà, prego. Grazie Presidente. Allora, l'iter del piano generale del traffico urbano, come è stato abbondantemente detto in questa sede, ha una strada che ormai ha quasi un anno, nel senso che nel dicembre 2013 le linee guida del piano generale del traffico urbano venivano illustrate. Già a partire da quella data sul sito del Comune di Roma e l'Agenzia della Mobilità stessa hanno pubblicato tutti i documenti e la documentazione idonea affinché, come tutti gli altri... Vediamo che ho fatto la considerazione secondo, uguale anche per lei. Sì, no, stiamo parlando solo, poi la dichiarazione di voto sulla proposta in generale può anche fare questo. È propedeutico, Presidente. Poiché l'iter è stato seguito da queste vicissitudini, oltretutto... Il sottoscritto come Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, non appena la Presidenza del Consiglio ha sottoposto la delibera che ci accingiamo a votare oggi, ha effettuato una seduta in Commissione dove sono stati presenti anche gli uffici. Ovviamente non ho stampato 700 pagine, ho portato il computer, ma qualche consigliere ha preferito abbandonare la sede della Commissione. Pertanto ritengo che quest'ordine del giorno sarebbe potuto discutere all'interno della Commissione e discusso con tutti i meriti condivisibili o meno che porta. Per cui come gruppo di SEL noi ci asterremo all'ordine del giorno. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? E voilà. Consigliere Matonda sull'ordine del giorno, prego. Contro tutta la delibera, perché non vedo, cioè dare un parere, votare favorevole a un emendamento e poi votare contro la delibera non mi sembra la cosa corretta e giusta. E poi avrei aggiunto altre cose, ma purtroppo lasciamo perdere, quindi voto Forza Italia, vota contro. Va bene, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Il microfono, consigliere Matola. Io. Allora, consigliere Ciancio per il Partito Democratico. Va bene, la dichiarazione di voto volevo dire che positiva, per cui questo era l'emendamento, si è capito chiaramente, quindi non era aggiuntivo rispetto a un augurando che potessero essere accolte queste proposte. Grazie. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'ordine del giorno? Chi è contrario? Consigliere Matronola. Chi si astiene? Calloni non c'è. Scusate. Consigliere Calloni, consigliere Matronola, scusate un attimo. Consigliere Calloni è andato via? E dov'è? È scrutatore. Allora, sostituisco il consigliere Calloni con il consigliere Matronola come scrutatore. Allora, avete detto chi si astiene?
approvato con 9 voti a favore, un voto contrario e l'astensione dei consiglieri Poli, Carrus, Tutino, Laddaca, Cofano, Benassi, Presidente Fantino. Quindi l'ordine del giorno è approvato. Passiamo all'ordine del giorno numero 2. Consigliere Cecconi, lo presenti per favore. È molto semplice perché l'ho accennato anche prima. Con l'ordine del giorno viene chiesta la riduzione della sosta sulle strisce blu, nonché la riconsiderazione del rapporto strisce bianche e strisce blu per un 60% a un 40%. Penso sia abbastanza chiara la... No, allora... La tariffa, la riduzione ad un euro, e per quanto riguarda invece una rimodulazione, se così la vogliamo definire, per quanto riguarda una determinata zona, per un 60% a favore di strisce bianche e un 40% a favore di strisce blu. Il motivo l'ho spiegato già nei precedenti interventi e insomma non mi pare utile dire altro. Grazie. No, mi perdona una cosa. C'è una valutazione da fare, in quanto i residenti nel nono municipio a maggior ragione sono particolarmente penalizzati, in quanto nel decimo municipio i residenti non hanno la sosta tariffata, per esempio Statuario, tutta quella zona là non hanno strisce blu, mentre il nono municipio non solo è ricco di strisce blu, ma ha una situazione sul territorio per cui i parcheggi sono proprio stati ridotti al minimo indispensabile. Lo faccio presente per l'ennesima volta: il quadrante a Pio Latino è stato devastato tra pup, cantieri, voragini e quant'altro. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cercconi. Allora, dichiarazione di voto su questo emendamento. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora, non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo. Allora, scusate, chi è favorevole all'ordine del giorno? Scusate. Allora, chi è contrario a questo ordine del giorno? Nessuno? Chi si astiene? No, ma stanco pure io. Scusate. Approvato con 12 voti favorevoli e 8 astenuti. Allora, passiamo adesso alla dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto sulla proposta complessiva. Allora, ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Cercconi, prego. Adesso è la volta buona, mi scuso per prima. Bene. Ha indovinato. Allora, mi ripeto, ovviamente Fratelli d'Italia è contraria, ringrazia per ciò che è stato inserito all'interno del testo e ovviamente ne prende le contraddizioni non da parole al vento, ma di quello che succede nella realtà di tutti i giorni, tant'è vero che Metro C doveva aprire tra pochi giorni, è stato tutto bloccato, quindi come vogliamo noi oggi essere credibili di fronte ai cittadini? Quando si fanno certe pagliacciate, prima si apre la metro, poi non si apre. Per quanto riguarda invece i parcheggi, è vero, servirebbero... Assessore, posso avere un attimo? Consigliere Cercconi, un attimo solo. Consigliere Tredicini e Presidente Fantino. Per favore,
Prego, consigliere Sciocco. Volevo l'attenzione dell'assessore Morgia. Prego. Per una semplice faccenda, che ovviamente quando diciamo parcheggi non pensiamo di solito ai pup di Rutelli e Veltroni, perché ci sono costati caro sul territorio, 750.000 euro per questo benedetto pup di Giulia Agricola. Io vi ho fatto due scatole così, però alla fine dovete ammettere che ho ragione. State, per favore. Grazie mille. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? State. Allora, chi è contrario? Chi è contrario? Chi si astiene? Si è ricreata la maggioranza dell'opposizione. Allora, approvato con 14 voti a favore e 5 contrari. Quindi l'atto è approvato, il consiglio è chiuso, grazie.